Noi siamo i giovani, i giovani, i giovani. Siamo, balla con me Silvio, giovani. L'esercito, l'esercito di tada, no, siamo l'esercito di cucina, sono con Silvio, per quello che tanto siamo i giovani. Mi sento più giovane anch'io, il nostro Silvio, che è un cuoco giovanissimo di 23 anni, che però ha grande esperienza, che ha finito la stagione estiva e che adesso cerca un posto in cucina. Quindi facciamo un casting oggi per tutti i nostri amici ristoratori che cercano un ragazzo giovane, pulito e bravo e che abbia carpito anche non solo i segreti della tradizione della cucina toscana, ma anche quelli della cucina indiana, pakistana e quindi anche un po' esotica se vogliamo, e che oggi ci proporrà non una, ma ben due ricette, perché i giovani sono avanti, avanti anni luce. E allora, pollo al curry con riso basmati e carbonara indiana. Che cosa ne verrà fuori? Ma di sicuro io mi leccherò i baffi, farò venire l'acquolina in bocca anche a voi. Voi prenderete nota sul vostro tablet oppure all'ancien regime sul taccuino con il lapis e impareremo ricette nuove come sempre ci accade qui a Tada. Caro il mio Silvio, cominciamo a cucinare e io a farti 2000 domande a raffica. Mi hai detto prima ti faccio star tranquillo, ora vedrai che diavolo di Tasmania sono io in cucina. Sei contento? Molto bene. Cosa. Allora, dunque, qui cosa bolle in pentola? Per il momento? Riso basmati, facciamo vedere. Anzi, prima Silvio, sai cosa facciamo? Facciamo vedere che c'è il riso e di là cosa c'è ancora? Niente, vero? Ancora niente, aspettiamo le spade che hanno una cottura più breve. Perché abbiamo 18 minuti e poco più per far preparare al nostro Silvio e impiattare due squisite ricette. Allora, gli ingredienti, vi diamo gli ingredienti del pollo al curry, ok? Una tazza di riso basmati, 250 g di petto di pollo, 2 cucchiai di farina, 300 ml di latte, mezzo cucchiaino di curry, di curry, uno spicchio d'aglio, sesamo, panna da cucina, olio extravergine d'oliva e sale, quanto basta. E dunque, è facile capire che cominciamo dal pollo al curry. Come si prepara il pollo al curry? Vai Silvio, allora, spiegacelo, si mette inizialmente step by step. Mettendo il burro insieme all'olio. Burro e olio, ovvio. Sì, perché si aumenta anche grassi, il punto di fumo. Vegetali e non. Esatto, anche perché mettendoci un filino d'olio si aumenta il punto di fumo del burro, perché se no sarebbe troppo basso e quindi si rischierebbe di bruciarlo. Senti lui, giovane ma pieno di sapienza. Allora, ecco che fa sciogliere il burro nell'olio a una temperatura minima, quindi fuoco basso se avete ovviamente il fornello, se avete invece la cucina di induzione, diciamo che 2-3 può essere la temperatura giusta. Ecco qua, aggiungi del burro perché ne abbiamo un pochino, anche perché ammorbidisce anche la carne del pollo poi. Esatto. Poi cosa facciamo? Aspettiamo che poi il burro si sciolga. Poi aspettiamo che prenda calore. Ecco. E una volta che prende calore lo mettiamo il pollo a rosellire. Abbiamo utilizzato del petto di pollo che precedentemente il nostro Silvio, per agevolare diciamo così la descrizione di quella che è la ricetta passo dopo passo, ha tagliato in piccole pizzettine. Esatto. Sono diventati una sorta appunto di bocconcini di pollo, possiamo definirli esatto. Così. Allora, quindi cosa facciamo adesso? Aspettiamo ancora? Sì. Allora, ricordiamoci se qui si alza... Mi parte il tutto. Non abbiamo alzato, mi sa. Sì, allora, guarda. Ok. Se tu alzi la padella, che cosa succede? Succede che ovviamente si spegne tutto. Ma non mi ricordavo di averla alzata. Ecco, vai. Due. Non alzare nulla, non toccare niente, perché qui... Ecco, no, questa di sopra è questa. Ah, sei. Vai. Okay. Allora... Andiamo, dopo che abbiamo risistemato tutta la nostra, i nostri fuochi, prendiamo il pollo, il appena pollo. Preso un pochino di calore, e lo mettiamo dentro al piatto, dentro alla padella, volevo dire. E che cosa succede adesso? Cosa dobbiamo fare? Si inizia a rosellire, iniziamo a metterci un po' di sale e pepe per iniziare a fargli prendere bene, un po' di t'aiuto? Sapore. Sì, grazie. Un pizzico di sale, va. Bene? Sì. Vai. Un po' di pepe. Bene. Questo lo spostiamo di qua.
questa lanzone. Questo si alza, vuoi appoggiarlo da qualche parte, no. Lo vuoi sedere, giriamo anche il riso basmati in cottura per circa 10 minuti. Ovviamente l'abbiamo messo prima, ti ricordi te quando l'hai messo, vero? Sì, all'incirca 3 minuti fa. Bene, quindi siamo a posto. All'incirca minuto, più minuto meno, poi si sente, poi si vede sente. Anche. Allora, quindi stai facendo rosolare i bocconcini di pollo. Esatto. Nella padella, bene. Poi consecutivamente ciò si metterà il latte. Mm. Quando sono hanno bel cambiato po', colore, sì, eh? Quando devono prendere colore. Quindi noi adesso aspettiamo, ti aiuto io, vai. Intanto comincia intanto a preparare metto anche la pasta. La pasta è perché dobbiamo preparare anche la carbonara di mare, carbonara di mare, la carbonara indiana. Quindi inizia a preparare la carbonara indiana mentre sono in cottura i bocconcini di pollo. Siamo multitasking, siamo in due, finalmente sono utili in cucina, non chiacchiero e basta. E quindi riusciamo. Come ti è venuta questa storia di fare la carbonara indiana? Che cos'è la carbonara indiana innanzitutto? Beh, la carbonara indiana è una versione della carbonara che praticamente risale a quella che è l'India, perché non potendo tutti loro mangiare il maiale, in qualche modo la ovviano pancetta anche. Non c'è. Esatto, ovviano guanciale, al problema, guanciale, niente guanciale, niente pancetta affumicata. E quindi che cosa? E quindi ovviano come possono con quello che hanno, quindi hanno magari delle spezie abbastanza potenti come quella che può essere per l'appunto il curry. Hanno... Ah, perché nella carbonara indiana c'è il curry. Sì, c'è, va anche un po' allora, di curry. E allora, iniziamo a preparare il sughettino della carbonara indiana, va? Allora, stesso procedimento, sempre il burro manè, che vuol dire che è morbido e quindi si può maneggiare burro bene. Burro manè, bellissima. Sì. Burro, traduzione, burro morbido che si può maneggiare, quindi che è stato tolto dal frigo. Esatto. Con qualche anticipo, ecco, non nell'immediatezza della esatto. Ora, realizzazione della ricetta. L'olio, eccolo qua, non vedevo. Questa si è alzata un po' troppo. Abbassala. È sì. Questa? Ah, è questa. Inverti. Allora, devi invertire, ecco, bravo, e alzati qua. Ecco fatto. Se no si brucia. Una volta messo questo, si aggiunge. Bene, descrivi. Allora, hai messo burro e olio e poi hai aggiunto una cipolla intera e un aglio intero, perché l'aglio deve con o senza anima fuori. L'aglio io ce lo metto con. Bene, quindi sapore più deciso. Sì. Cipolla, aglio che viene fatto rosolare nel burro sciolto con il calore ovviamente del fuoco, nell'olio extravergine d'oliva. Esatto. Ricordiamo che Silvio utilizza olio extravergine d'oliva, certo, non indiano ma ovviamente di tradizione. Possibilmente italiana, toscana soprattutto. Ce l'ho anch'io, lo faccio anch'io tra l'altro. Quindi per forza chilometro zero, Certo, è normale. L'ispirazione è a tanti chilometri, ma è anche dietro l'uscio di casa, sinceramente. Bravissimo! Cioè, io l'ispirazione della cucina l'ho presa la per passione. È dietro la nostra casa, ricordatevi per sempre mia madre. Di prediligere ovviamente le materie prime, oggetto delle vostre ricette, con due importanti caratteristiche, che sono naturalmente il chilometro zero e la filiera corta, che sono garanzia ovviamente di qualità di quello che mangiate, ma anche di salute e anche di diciamo buona riuscita della vostra ricetta, perché essendo prodotti di alta qualità è chiaro che più le materie prime sono buone, più le ricette saranno squisite. Sono direttamente proporzionali. Possiamo mettere il latte qui? Sì, esatto. Quanto? Vai, ancora un po'. Basta, perché poi deve essere questo che dà praticamente la crema per il piatto. Bene, per il piatto, per il pollo al curry? Per il pollo al curry, sì, per allora, il pollo al curry. A questo punto, dopo il latte, nel pollo, che ha cambiato colore, quindi ha raggiunto un certo grado di cottura, lui mette in cottura un cucchiaino di curry. Sì, poi vedo occhio, comunque sia, dipende dalla qualità del curry, da come è, da come risulta. Bene. Questo per dire, non è bastato il primo, perché non quindi è venuto abbastanza colorato. Deve diventare giallo, allora... Se un cucchiaino di curry non vi basta, perché vedete che il color giallo è un pochino cianotico, quindi non è un giallo bello canarino, voi cosa fate da bravi? Senza esagerare, ne aggiungete un altro pochino, fino a che il colore che vi viene fuori da questa cremosità è proprio questo che vedete sul vostro televisore, che è quello che vi sta
stiamo facendo vedere noi. Allora, intanto nell'altra pentola accade che la cipolla sta rotolando nel burro, nell'olio, in compagnia dell'aglio. Esatto. E di un po' di sale. E sta cambiando anche colore. Quindi ci aggiungiamo a questo punto, come giustamente dice Silvio, del sale. Vai, basta. E non ci dispiace neanche un pochino di peperoncino. Ecco, anche un peperoncino, guarda, si può rompere un peperoncino intero da rompere con le mani e da inserire naturalmente all'interno della padella dove stanno rosolando gli altri ingredienti. Esatto. Dunque, Silvio mio, senti che profumino che c'è qui. Qui che succede? Qui si lascia andare ancora un pochino perché almeno si il deve sugo un po' asciugare, si ammorbidisce anche la quindi carne. Quindi si consiglia di farlo senza il coperchio per fare un po' asciugare. Ritirare e ridurre i tempi in questo caso è quello che. Quindi siccome qui abbiamo 9 minuti e 40 esatto, per fare bisogna tutto, fare abbastanza alla svelta. Calma e gesto non è contemplata. Esatto, come d'altronde in cucina, non sempre, almeno che tu non sia in cucine molto prestigiose in cui puoi mettere 30-40 minuti per piatto, ma non tutti hanno questa fortuna. E quindi? Allora quindi Silvio sta cercando dove lavoro, sta cercando una collocazione lavorativa, quindi un ragazzo bravo, lo vedete pulito, giovane, volenteroso, ama la cucina da sempre, ce l'ha esatto. detto prima. Grazie quindi a mia madre, quando soprattutto è piccolo, grazie a sua madre, poi ha frequentato l'istituto alberghiero, quindi insomma è uscito bene, ha già lavorato, ha lavorato naturalmente per la stagione perché purtroppo soffre un po' del male, no? Del momento che è difficile trovare un posto di lavoro fisso, ma lui siccome è volenteroso, è un giovane che ha voglia di lavorare per davvero, lo cerca questo posto in cucina, quindi noi oggi non solo si fa l'appello ai nostri amici e alle nostre amiche a casa per partecipare e essere protagonisti della cucina di Tadà, ma altresì facciamo l'appello per trovare un posto in cucina al nostro Silvio. E quindi contattateci pure e poi noi vi giriamo il numero di Silvio. Silvio e questo ragazzo volenteroso e bravo e poi tra l'altro molto pulito in cucina e questo è importantissimo perché l'igiene è un'altra caratteristica, vero Silvio? Beh, te la insegnano anche perché io avendo fatto l'alberghiero, ogni anno di alberghiero affrontato è stato un anno di corsi HACCP. Anche perché se non fai questi suddetti corsi naturalmente tutte quelle sono le norme in vigore di igiene e sicurezza nell'ambito della cucina e quindi nell'ambito ovviamente delle realizzazioni di tutti i piatti. Qui cosa facciamo? Tu lo leverai, questo lo abbasso. Allora lo abbassi? Okay. Sì, lo abbassiamo un pochino e lo manteniamo in temperatura. Allora te lo metto a un 3. Sì, va benissimo, grazie a te. Grazie. Bene. Ora questa vai. È la panna. No, la panna è là. Anche uno, vai, perché sennò ho paura. Va bene, basta si mantenga in temperatura. Ora qui mettiamo un filo di latte, panna. Ah, panna, sì. Allora, mentre nel pollo al curry abbiamo messo il latte, qui si mette della panna, sì. Come potete vedere. Perché secondo me è meglio. Quindi poi cipolla, aglio, un peperoncino sbriciolato intero, piccolo, sale, pepe, panna e anche qui curry come se piovesse. Questa è una delle mie cucine preferite perché lo sapete, la spezia del curry, che ovviamente è origini orientali e quindi non è proprio dietro casa nostra, è straordinariamente utilizzata anche nella nostra cucina e devo dire che la globalizzazione in questo senso ha molto aiutato. Beh sì, comunque sia il fatto di poter mischiare sapori e culture è una cosa molto interessante. Cioè anche a livello di sperimentazione. Beh no? Sì, come dire, vai in Louisiana e mangi la cucina Cajun, che è la cucina tipica della Louisiana, che è quella che hanno acquisito dai francesi. Vi rendete conto questo ragazzo quante ne sa? Fantastico, eh? Vabbè, basta comunque sia un attimino documentarsi, comunque sia se quello che vuoi fare nella vita è una cosa, bisogna che tu ti informi sulla determinata cosa, se no bisogna non vai bisogna studiare avanti. In tutti i campi, non lo dimenticate mai, perché lo studio e la preparazione sono a fondamento di ogni cosa. Qui ora quindi impegnatevi. Il riso, rifreddiamo la cottura. Bene. C'è un odorino qui, ragazzi, mamma mia. Ma che bontà. Allora, guardate il colore, no? Il colore ovviamente ha sempre questo giallo intenso, il giallo curry. Questo deve essere naturalmente il colore anche del sugo della carbonara indiana. Perciò se non vi basta un solo cucchiaino di curry, anche qui potete naturalmente aggiungerlo, anzi dovete aggiungerlo. Lui sta preparando il
riso basmati da utilizzare al posto del pane, ovviamente del pollo al curry, che poi tra l'altro pollo al curry, sì, un secondo, ma anche un piatto completo, perché va di pari passo con il riso basmati e quindi ha tutto, ha le proteine, ha il sapore delle spezie, esatto, e ha il carboidrato. Qui ci siamo, allungherei con un pochino di panna. Ancora un po'. E potrei dire anche che si può levare. Bene, e allora? Ora assaggiamo la pasta. Aspettiamo un minutino, che dici, facciamo asciugare un pochino oppure no, perché dopo saltiamo anche... Au. Allora. Ecco. A lei l'onore? A me l'onore? Beh, oui. Bene, aspetta, perché tengo di qui, eccoci. Io lo faccio così, come l'Ever Zikova nel calendario Pirelli. Un minutino. Un minutino ancora? Va bene. Un minutino. Anche un minutino e mezzo, ma tanto ci siamo. Qui è tutto pronto, giusto? Esattamente. Qui sì, abbiamo mantenuto il calore. Aspetta. Qui ora aspettiamo che si freddi in modo da poterlo sformare. Intanto impiattiamo il pollo al curry. Che dici? Sì, possiamo anche fare così. Dai. La voglia. E intanto mettiamo, assaggiamo il pollo al curry. Poi mettiamo intanto il piatto. Aspetta. Ora vi do la ricetta anche della carbonara indiana, che consiste in un aglio intero con l'anima schiacciato e spezzettato, una cipolla bianca intera, poi un peperoncino piccolo da spezzare e da rompere all'interno del composto, panna fresca, poi sale, pepe, olio extravergine d'oliva e curry. Questi sono gli ingredienti della carbonara, del sugo della carbonara indiana. Esatto. Facciamo, che bontà, tipo clips. Fantastico. Ecco fatto. Evviva. Impiattamento del pollo al curry con riso basmati con conseguente assaggio. Qui secondo me possiamo togliere la pasta. Sì, subito. Aspetta, la pasta ce l'abbiamo. Lo scolapasta ce l'abbiamo, adesso lo troviamo. Attenzione, eh? Attenzione. Allora, scolapaste, dove sei? Forse lì sotto. Guardiamo qua dentro. Sarà lì sotto. Non ci è. Come non c'è? La scolapasta l'hai presa te per il riso. Dobbiamo trasferire il riso qui e utilizzare il medesimo scolapasta. Ne comprerò due. Così. E tu sei troppo poliedrico, fai due ricette, quindi noi siamo abituati di solito a una ricetta sola. Allora, scolare la pasta, intanto io assaggio il riso basmati, eccolo qui, posso prendere, posso fare, eccolo, certo, qua. Riso basmati con pollo al curry, io me lo assaggio. Mi prendo una forchetta pulita e inizio ad assaggiarmi questa bontà. Faccio come fanno loro, no? Con del riso e poi il bocconcino di pollo al curry. Hai ragione, buonissimo. E poi la carne è molto tenera. Io adoro poi il pollo al curry. Buono, buono. Prima prova superata, eh? Grazie. Alla grande. E ora, scusate, c'è il primo, ecco. Impiattiamo anche il primo e l'assaggiamo. Cipolla bianca, vero? Sì, cipolla intera, bianca. E un aglio intero. E un aglio intero. Si pensa che possono essere sapori molto forti che cozzano per la nostra cultura. Invece sono alquanto azzeccati, secondo me, insieme. Bene, e allora noi li assaggiamo. Vado? Spaghetto, prego, alla carbonara indiana, mi hai provocato e io ora te magno. E allora assaggio subito questa bontà preparata dal nostro Silvio. Cerco di prenderlo bene, eh? Non si spezzano mai gli spaghetti quando si mettono a cuocere, eh? Non fate questo errore, vero Silvio? Dipende. Dipende dai casi. Sì, sì. Io non che sinceramente spezzati, li spezzo, eh? Anche, sì, dipende poi. Non curante di quello che dicono tutti i cuochi, ma insomma, due, tre, la carbonara indiana tutta a me, via. Com'è? Buonissima. È facile, semplice, veloce
e è gustosa, piccantella, se vi piace un po' il piccantino, perché c'è l'aglio, c'è il peperoncino e c'è anche il curry, che comunque a seconda di quanto lo metti è più o meno piccante, quindi... Esatto. Però a me questa piccantezza mi piace. Sì, e bravo Silvio. Ah, guarda, una seconda forchettata, perché ho pure fame. Bene, allora buon appetito. Grazie, caro mio, sei stato bravo, grazie, simpatico, giovane, intraprendente. E il voto qui è 11 più. E vai. E allora, se voi cercate Silvio, contattate Dada, perché Silvio cerca lavoro. E poi adesso linea, insieme diamo la linea all'informazione con il TG della Toscana, il TG38 e con Dada. Ci rivediamo domani per un'altra puntata, tutta ad un fiato e poi dopo da leccarsi i baffi. Prima siamo senza fiato e poi dopo ci lecchiamo i baffi in cucina. È normale, ci no? ristoriamo. E allora a domani, ciao! Ciao!